Claudio Capucci è in giro con il Giro d'Italia e è tutto chiaro perché si dice cerchiamo di risparmiare e lui lo sta facendo molto bene. Segue un po' tutte le tappe, è un protagonista, tanti campioni con lui, ma ci vuole raccontare la tappa qui Terme, Andorra, così. Andiamo ragazzi, siamo ad Andorra con Claudio Capucci, la tratta è Acqui Terme e Andorra, siamo in Liguria, il posto è meraviglioso. Capucci, anticipi la gara del Giro d'Italia con il, diciamo, la gara Giro è, chiamiamolo. Che cosa vuol dire Giro è? Beh, intanto è un'opportunità per tutti di far conoscere questa nuova bici che ha un motore, quindi serve anche per incentivare chiunque a pedalare, anche chi mai avrebbe pensato. Questa è una grande opportunità. Perché mi guardi? Non stavo guardando te, stavo guardando più l'operatore, perché l'operatore c'ha quel... Ha bisogno avrebbe. Diciamo che è da quella stanza là che si parte a pensare, ah, ma forse posso pedalare anche io. Io credo che da stasera si farà una domanda. Ci farà un pensierino anche Marco Dottore. Oggi come oggi, per Capucci, è importante partecipare o vincere ancora? Guarda, l'adrenalina rimane, non può essere tolta o eliminata, quindi la manteniamo anche perché ogni tanto... entra dentro, come il motore della bici, entra dentro l'adrenalina e devo tirarla fuori. Però partecipare è anche importante perché comunque devo mantenere lo stato del diavolo. Lo diavolo è conosciuto così e deve continuare a essere il diavolo. Perché quando puoi contare sul giro. Ma il Giro d'Italia è il sogno nel cassetto di chiunque. Quindi capisci, per un italiano è un sogno nel cassetto, però tu stai dimenticando una grande cosa, cioè qua appena sopra di noi ad Andorra sono passato la Milano Sanremo che ho vinto. Attacco in discesa a Turchino, lo faccio, poggio da solo, Milano Sanremo traguardo. Tu capisci che passare in fuga nel 91 alla Milano Sanremo partendo da lontano e che è rimasta l'ultima vittoria con una fuga da lontano è ancora un pregio, un prestigio, e sono contento di poterlo dire perché dopo tanti anni è ancora rimasta tale. E adesso definisci Claudio Capucci, pazzo, scatenato, coraggioso, eroico oppure? Guarda, hai messo dentro di tutto, quindi è un contenitore dove può uscire di tutto, quindi sono una mina vagante. Per TG Events Television, il grande, il super Claudio Capucci.